Bene, sono le ore 22. Buonasera a tutti i nostri gentili ascoltatori. Ai microfoni Massimo Bonella, qui da Pianeta Oggi TV, in collegamento diretto con Sites Web Network, alla regia centrale in Treviso c'è Rosario Moreno, che saluto. Ciao Rosario. E collegato con noi da Sandona di Piave abbiamo il dottor Giovanni Sgnaolin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale, che saluto. Salve Giovanni, noi ci conosciamo già. Sì, ciao, buona serata a tutti, tanto. Allora, prima di iniziare vi do una notizia che ha dell'incredibile. Genova, Tiziano Renzi, padre del Premier Matteo, è indagato per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Genova. La vicenda è relativa al fallimento di una società di distribuzione di giornali nel 2013. Il curatore avrebbe rilevato passaggi sospetti dei rami d'impresa e comunque delle uscite di denaro ingiustificate. L'indagine era stata aperta tempo fa, la Procura ha chiesto la proroga delle indagini e contestualmente ha inviato l'avviso di garanzia. Oltre a Tiziano Renzi sono state indagate altre due persone. Quindi la notizia continua in fase di svolgimento. Naturalmente domenica, se avremo maggiori informazioni su questo sviluppi, riporteremo il tutto nell'edizione di Ecomond 2000 della domenica mattina alle ore 11. Dunque, entriamo quindi nel vivo, nel concreto della trasmissione di questa sera, perché parleremo di un tema che è di forte attualità, si collega alla crisi di oggi, e vedremo di capire cosa sta succedendo. Io vorrei subito iniziare con una domanda, una considerazione così abbastanza forte, e chiedo subito, mi rivolgo al dottor Giovanni Sgnaolin. Differenza tra concetto di comunismo e capitalismo, intanto, però poi vorrei arrivare a dire, no, che differenza c'è tra il capitalismo di oggi e lo schiavismo, la schiavitù di un tempo? A te, carta bianca. Beh, Massimo, hai posto una questione diciamo interessante perché il capitalismo è un sistema di produzione come era lo schiavismo, da non confondere. Gli schiavi quando c'era il sistema di produzione capitalistico, esempio, negli Stati Uniti quando gli schiavi andavano nei campi a raccogliere il cotone, quindi quegli schiavi che noi normalmente pensiamo, ecco, quelli lì erano, siamo già nel sistema di produzione capitalistico, cioè usa e getta, sfrutta il massimo e poi butti via, tanto ne arrivavano degli altri. Altro invece era il sistema schiavistico che conosciamo dell'antica Roma, che era tutto un altro concetto. Faccio un esempio. Lo schiavo romano, il padrone doveva anche, è vero che lo schiavo lavorava, però il padrone doveva anche preoccuparsi di mantenerlo, anche tenerlo in vita, perché più rimaneva in vita, no? E più lavorava per lui. Oggi, per esempio, quando noi vendiamo la nostra forza lavoro, la nostra capacità lavorativa, il nostro ingegno nel mondo del lavoro, vieni pagato per le ore che lavori, se lavori. È il datore di lavoro, ma lo chiamiamo padrone, il padrone poi può bene fregarsene se tu hai i soldi sufficienti per poi comprarti il mangiare, se c'hai una casa, se non c'hai una casa, lo vediamo per esempio anche con gli extracomunitari, no? Dove quando a Treviso si levavano le panchine per gli extracomunitari che dormivano sulle panchine, però si aprivano le porte dalle 8 alle 17 o anche di più, no? In fabbrica. L'importante è che lavorare veniva remunerato per il tempo che dedichi al lavoro e poi per il resto il padrone può anche fregarsene, anzi se ne frega. E una volta invece, almeno nel sistema di produzione schiavistico, il padrone doveva preoccuparsi di dargli da mangiare. Oggi no, infatti, l'esempio è che ci sono persone che lavorano e vengono retribuite pochissimo, no? E
e non hanno nemmeno una casa o non arrivano nemmeno a fine mese, per cui d'altronde siamo talmente tanti che l'esercito industriale di riserva trova, quindi il padrone, sempre persone che sono disponibili a vendere il proprio tempo, perché poi sostanzialmente è questo. Tu vendi il tuo tempo, sono 8 ore, cioè un terzo della tua giornata lavorativa. Poi magari se vai l'ora pranzo non fai niente altro, ma comunque diventano 9 ore più magari un'ora di andata e un'ora di ritorno per il posto di lavoro, quindi diventano già 12. Su 12 ore 8 dormi e quindi fanno 12, 8, 20, rimangono 4 ore per te, insomma, sostanzialmente. Quindi tutta la nostra vita. Sappiamo anche che poi adesso è stato aumentato anche l'età per accedere alla pensione, ormai si arriva fino a 44 anni di contribuzione, 65 di anzianità, cioè 65 proprio anagrafica, se vogliono arrivare quando andrà a regime questo sistema, a 67 anni, quindi vediamo quanto tempo rimane per noi ognuno per gestire la propria vita. La nostra vita è data, se sei fortunato poi tra l'altro, a qualcun altro che la gestisce e la vende, quindi siamo nel sistema di produzione quasi schiavistico, addirittura il peggioramento, che nessuno si preoccupa se hai una casa, un tetto o da mangiare. Sì, c'è Ecco, anche da questo è il punto. dire che il sistema è in grado di prenderti e buttarti in mezzo alla strada, come dire, nudo e crudo, cioè senza anche vestiti. Perché se tu perdi il lavoro e non riesci quindi a pagare le tasse, ti prendono la casa prima, poi tu dici, beh, a questo punto vado in macchina, mi metto su una strada vicino a un campo e sto lì, come è già successo purtroppo anche qui in Veneto, attenzione. Cioè, ti prendono anche la macchina perché tu non paghi l'assicurazione e quindi ti ritrovi veramente, è il caso di dire, ti ritrovi nudo e crudo in mezzo alla strada. Quindi Sì, pensa a te che potenza che ha, no, che potere che ha il sistema. per certi versi, come ti dicevo prima, siamo peggio di quando c'era la produzione dove esistevano gli schiavi. Insomma, quindi noi abbiamo un po' questa visione romantica, no? Dello schiavo, romantica fra virgolette, no? Dello Sì. schiavo che è quello americano. In realtà non è così, in realtà non è così. Lo schiavo, se andiamo a vedere, molti schiavi romani facevano gli insegnanti ai figli dei romani o potevano riscattarsi, anche diventare liberti, eccetera. Qui non lo puoi fare, sei semplicemente peggio degli schiavi, no? Non per questo, no? Ed è per questo, anzi, che Marx li chiama gli schiavi salariati e fa anche vedere proprio queste differenze di una volta adesso, insomma, quindi questa è la sostanza. Se vuoi passiamo anche alla seconda domanda, che è un po' più complessa e più carina, cioè la differenza che mi dicevi tra il modo di produzione capitalistico e un modo di produzione comunistico, no? Così Sì. professato. Allora, prima di tutto dobbiamo chiarire, non è mai esistita e non esiste in nessuna parte del mondo un modo di produzione comunistico. Ognuno può dire di essere comunista come la Cina, come la Russia, o Berlusconi accusa altri di essere comunisti. E non si giudica mai una persona da quello che lei dice di essere, ma da quello che è in sostanza. Dove esiste denaro, dove esiste lavoro salariato, lì non è comunismo, lì è capitalismo. E nella Russia c'è stata la rivoluzione russa del 17 e lì c'è stato un tentativo, una battaglia vinta in quel momento, no? In questo caso il partito bolscevico prese il potere. Però era chiaro la visione, o perché è un complesso di produzione, poi lo spieghiamo, il comunismo, o veniva la rivoluzione anche in Germania, quindi si allargavano i confini, ma perché c'è un discorso di materie prime, eccetera, o altrimenti, lo stesso Lenin diceva, noi saremmo morti soffocati. E così è stato, anche se
baffone, no, Stalin, per molti anni ha ingannato tutti quelli che pensavano che in Russia si stesse facendo comunismo. In realtà si fece capitalismo e capitalismo di Stato, dove a grandi passi, a passi da gigante, dall'uscita dal feudalesimo, no, dai servi della gleba, si andò a una società industrializzata, dove per esempio nei paesi occidentali come l'Inghilterra, la Francia, ci si impiegava erano anni per arrivare a un sistema di produzione capitalistico, no? Decine, anche centinaia di anni. In poco tempo la Russia saltò questo, con attraverso deportazioni di massa, come stragi ambientali, eccetera, per raggiungere quel livello di produzione, quindi quel sistema capitalistico che era in vigore dalle altre parti. Ma per fare questo ha fatto anche stragi, Stalin ha ucciso tutta la vecchia guardia bolscevica, quella che si opponeva a questo modo di fare, di vedere. Il comunismo che cos'è? Allora, prima di tutto il sistema di produzione capitalistica è un sistema di produzione a piccole cellule, cioè c'è la fabbrica o il luogo di produzione che produce un prodotto e poi lo immette sul mercato. Non c'è un piano se questo prodotto non può soddisfare. Prima di tutto non si guarda se può soddisfare o meno dei bisogni della collettività. Questo prodotto viene creato soprattutto per anche creare bisogni indotti alle persone. Non per niente c'è la pubblicità, c'è il marketing, ci sono tutta una serie di sistemi che gli vanno appresso. Per esempio, tutti noi siamo pieni a casa di gadget che non servono assolutamente niente e servono soltanto per fare immondizia. Però ci sono produzioni, quindi opifici, luoghi di lavoro, no, che si producono queste merci. Il comunismo in realtà è un'organizzazione di produzione e riproduzione sociale in armonia con l'uomo e l'ambiente, dove si produce quello che serve per l'uomo, ma quello che ci dà soprattutto anche l'ambiente in armonia con quello. Facciamo un esempio semplicissimo. L'altro giorno ero a Roma e per risparmiare si va a mangiare anche sui McDonald's, là dove danno quelle schifezze, no? E osservavo osservavo la gente che mangiava e quelli che davano fuori i McDonald's, gli hamburger, e osservavo e dicevo: guarda, quelli che al McDonald's non interessa sfamare le persone, perché altrimenti non ci darebbe da mangiare queste schifezze. A lui interessa semplicemente il profitto, il denaro. Bene, nella società comunista non è così. Si produce quello che serve per vivere per la collettività, dove la collettività, il gruppo decide cosa e come produrre, perché tutti devono partecipare alla produzione in base alle proprie capacità e alle proprie necessità. Altra cosa, l'altro giorno ne parlavamo, no, assieme quando avevamo letto la notizia che dei petrolieri stanno riempendo delle navi di petrolio, delle super petroliere, e le tengono in rada a la Città del Capo, in Sudafrica, e attendono che il prezzo del petrolio salga, perché in questo periodo sta scendendo il prezzo del petrolio, salga per far rotta con queste navi già cariche in quei settori dove c'è bisogno in quel momento del petrolio. Ebbene, la natura, quindi, diciamo, la natura non ha scelto di mettere il petrolio in Arabia Saudita perché sono più bravi gli arabi o in Russia o negli Stati Uniti. La natura l'ha creata così, no? Ma l'ha creata non per uno e l'altro no, l'ha creata per tutti. Se tu sei fortunato in questo sistema, no? Ti sei fortunato, c'hai il petrolio sotto e quindi sei fortunato. Invece, la scarsità di questa produzione, chi detiene il potere di questo mezzo di produzione, in questo caso il petrolio, fa sì
che gli altri si scannino, no, per avere questo petrolio, anche perché ormai la società gira tutta attorno al petrolio, ti creano le condizioni perché tu non puoi fare a meno. Bene, io posso capire che c'è un costo, quindi una fatica fisica per creare l'oleodotto, per creare il trasporto, eccetera, ma non capisco perché tu ci debba guadagnare su una cosa che il diritto capitalistico dice che è tua, però in realtà non è tua, è di tutti. Quindi la collettività deve sapere che c'è tanto petrolio e si va a consumare, che crea, consumandolo, crea un determinato inquinamento, che quindi bisogna anche provvedere al disinquinamento, che bisogna consumarne meno perché è possibile per lasciare alle generazioni future. E questo è il ragionamento di un sistema di produzione comunistico, che vuol dire comune, cioè assieme, dove tutte le energie vengono profuse per essere in armonia con l'ambiente e per far crescere la specie umana, per farla mantenere in questo ambiente più sana possibile. Ecco, questa è la grossa diversità, dove dal comunismo al capitalismo. Il capitalismo abbiamo degli opifici, delle fabbriche, luoghi di produzione iperorganizzati dove non si spreca niente e poi si inietta sul mercato, si mette sul mercato questi prodotti e si lascia l'anarchia del mercato. Cioè, se vanno venduti, altrimenti vanno sprecati e via dicendo. Invece nel comunismo c'è un piano sociale di produzione, dove questo piano non è il piano quinquennale dell'Unione Sovietica, dove c'era Stalin e gli altri che lo dicevano, la collettività decide il cosa e come, perché è lei che poi ci metterà, ci impiegherà la sua forza lavoro, ci impiegherà il suo tempo per raggiungere quell'obiettivo e tutti quanti ne avranno benefici. Ecco, sostanzialmente in poche parole, io non voglio essere esaustivo sul tutto, no? Cosa si intende per comunismo? Marx dice che il comunismo darà vero, il vero senso alla proprietà privata. Il comunismo è contro la proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio. I mezzi di produzione è la terra, tutti i beni naturali, no? E di scambio che è quello che oggi è il capitale commerciale, no? In modo tale, dice, che ti dà veramente il senso della proprietà, cioè a te viene dato quella casa, ti viene data la casa, ti viene dato il vestito, perché insieme abbiamo collettivamente deciso così e quello è veramente tuo, nessuno te lo porterà via, lo devi tenere come tale. Oggi, non c'è, nonostante ti dicono la casa è tua, no? Perché l'hai comprata, te la portano via attraverso tasse, attraverso mille balzelli, no? Economici e no, in effetti non è tua, ecco, sostanzialmente. Ma si potrebbe andare avanti tanto tempo con degli esempi da fare. Sono un po' lungo, non so, sono un po' lungo, un po' prolisso in queste No, no, cose, però. sei chiaro, sei molto chiaro, anzi, prosegui pure che ti stiamo ascoltando attentamente. No, ecco, è proprio un concetto diverso, no? Dove nel sistema di produzione c'è l'esaltazione della produzione per la produzione, non c'è un'esaltazione della produzione per l'umanità. Qui stiamo in questo sistema, stiamo morendo alcune persone per troppo lavoro. Nel senso che ci sta aumentando l'orario di lavoro, ci sta aumentando la produttività, che vuol dire nello stesso tempo produrre più cose, no? D'altra parte abbiamo dei disoccupati, un aumento, e quindi delle persone che muoiono senza lavoro. Ecco, invece dovremmo avere la distribuzione del tempo di lavoro, in modo tale che tutti possano godere anche del frutto del lavoro. Ecco, questo è una cosa fondamentale. Oggi non esiste, non si va nemmeno verso quel senso, perché quando lo Stato, perché alcuni si appellano allo Stato e quindi attraverso i propri organi, come può essere il Parlamento o qualche partito in Parlamento che si dice di sinistra, no? Si appella allo Stato perché si sente defraudato, o anche adesso che si parla dell'articolo 18, via dicendo, no? In realtà questo Stato non può dare una mano agli ultimi e non può andare in quella direzione che, di uguaglianza per tutti. Perché? Perché questo Stato è corrotto,
sottomesso ai bisogni del capitale. Cosa si intende per capitale? Non è un parolone, non è una cosa cattiva, come qualche gruppo di sinistra, no, dice che lo intende il capitale. Il capitale non è altro che un valore. Il valore inventato dalla società, quindi è questo pezzo di carta, questo pezzo di ferro, no? Che gli viene dato un valore, no? Un valore sociale che diamo noi, il quale viene impiegato perché il suo fine, cioè impiegare questo denaro, il suo fine è fare più denaro. Ecco, questo è il capitale, no? Quindi quando lo Stato diventa veicolo per far sì che il capitale porti ad avere nel suo ciclo, alla fine del suo ciclo, più soldi ancora, e oggi c'è, e lo Stato non può difenderci. Lo Stato in questo sistema smussa, no, semplicemente alcune punte avanzate, perché altrimenti il sistema di produzione e capitale si autodistruggerebbe, tipo, ti faccio un esempio, dell'inquinamento, no? Allora dice bisogna mettere dei paletti perché altrimenti muoiono sia i poveri ma anche i ricchi se tutto è inquinato, se l'ambiente diventa impossibile viverci, no? Però nel contempo cosa fa? Crea alto profitto dove ci sono aziende che disinquinano, basta pensare noi quanti soldi paghiamo attraverso alcune immondizie. Logica sarebbe produrre meno cose perché vado in discarica, produrre meno oggettistica che non serve niente, perché questa diventa semplicemente immondizia. Allora che facciamo? Produciamo quello che serve e ci fermiamo, ci godiamo la vita. Che godersi la vita vuol dire oggi, no, a fare viaggi, non so, bere, fare casini e via dicendo. No, godersi la vita è semplicemente anche vivere in armonia con l'ambiente, vivere in armonia con la persona che ti sta, con le persone che ti stanno attorno, pensare di come migliorare la vita breve che abbiamo su questo pianeta. Liberare, per esempio, anche la scienza oggi, la scienza che è soggiogata anche lei per il profitto, no? Nel senso che se le medicine, no, che ci vengono date fosse veramente medicina per guarire, non per crearsi malati cronici, chi produce medicine andrebbe in fallimento. Invece lo studio ed è collegato proprio. Anche quindi la scienza viene abbinata sempre su questo, su come fare soldi, su come far profitto. Non so se anche tu a volte quando leggi sui giornali le nuove scoperte, no? Sul Vega che ha trovato Vega Mestre, no? La possibilità di le nanotecnologie applicate a e questo creerà business. Ecco, viene sempre pensato. La finalità è quella, non è la finalità dell'uomo, della specie umana in armonia con l'ambiente, no, è solo finalizzato al business, al guadagno. Ecco, e quindi anche la scienza non è vera scienza, no? È una scienza che si è prostituita al capitale, cioè al bisogno del denaro. Ecco, e qui è il punto. Dunque, questa situazione dove ci porterà? Perché insomma, è facile intuire che si rischia di andare verso un collasso totale. Allora, beh, prima di tutto, quello che sta succedendo nei paesi cosiddetti limitrofi, ma in realtà per esempio Medio Oriente, anche con l'Ucraina, tutte queste guerre, no? In questo senso i gesuiti che fanno capo al Papa Francesco hanno più fiuto, no? Di tanti altri politici borghesi, ci dicono siamo già alla terza guerra mondiale, no? Strisciante, ma siamo già alla terza guerra mondiale. La guerra per produzione capitalistica è un affare, primo perché distruggi le merci in sovrappiù, perché la crisi è data da una sovraccapacità produttiva, cioè produciamo di più di quanto il mercato assorba. Non stiamo ad indagare se perché abbiamo meno soldi o se perché proprio più di tanto non posso, cioè non è che posso mangiare 20 panini se ne basta uno, no? Soltanto per veicolare, dare fiato a questa economia. Comunque,
La guerra è un affare, prima di tutto distruggi una quantità di merci che sono in sovrappiù. E se noi analizziamo bene, anche la merce forza lavoro, cioè i disoccupati sono in più come merce che serve per produrre altra merce, cioè la forza lavoro è in più, è in sovrappiù, quindi si uccide, si elimina sovrappiù questo esercito industriale di riserva. Addirittura c'è uno studio dove si è arrivati ad analizzare nella prima guerra mondiale. Quante persone erano decedute e rese invalide, non più attive nel lavoro, eccetera, nella prima guerra mondiale. Ebbene, si scoprì che ormai non c'era più nessuno da arruolare, non c'era più nessuno da arruolare, perché in 5-6 anni di guerra c'erano stati tanti di quei morti che avevano azzerato proprio l'esercito industriale di riserva. E non avevano più nessuno da farsi sparare uno contro l'altro, no? Quindi è un affare, è un disastro per i poveri, perché quando i poveri prendono in mano la bandiera della nazione, no? Contro un'altra nazione, o per, come si dice, per motivi religiosi, che poi sono sempre motivi economici sotto, no? Si scannano uno contro l'altro, non vedono il vero obiettivo, no? Qual è? Che qualcuno ci guadagna, che noi poveri ci scanniamo. Tornando nell'attuale, l'Ucraina e la Russia, non per niente la zona dell'est dell'Ucraina, quella più vicino alla Russia, è una zona industriale, mineraria, è quella che vogliono a chi poi ci fa i soldi facendolo sfruttare la miniera o facendolo sfruttare quella zona industriale. Quello vogliono, non ne frega niente in realtà della gente che poi si scanna, quando questa gente, gli ultimi, quelli che producono, si scannano i poveri uno contro l'altro, no? Prendo in mano questa bandiera, no? Allora il ricco si va tranquillo, va a dichiarare guerra, però lui non va in guerra, i suoi figli non vanno in guerra, non vanno a morire, andiamo a morire noi con questi ideali. E ci sono bellissimi, visto che adesso abbiamo anche il centenario della prima guerra mondiale, no? La ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale, dove ci sta a dimostrare che chi andava in guerra erano proprio i poveri, mentre i ricchi. E se stava, erano quelli che dichiaravano guerra, erano gli imboscati, perché i figli di ricchi magari andavano anche in guerra, però erano imboscati, no? O morivi con una pallottola in corpo, quindi di fronte, o morivi con sei pallottole alla schiena, perché ti sparavano dietro se non andavi all'assalto, ecco. Però c'è questo, no? Noi ci imboniscono di ideologie per la nazione, tutte queste balle varie, no? E non riusciamo a lottare per noi stessi, per un mondo migliore, perché non ci scanniamo uno contro l'altro, per creare un sistema di produzione dove c'è la possibilità oggi di soddisfare i bisogni di tutti noi, vivere in armonia fra di noi e non massacrarci come sta succedendo oggi. E ci sono i responsabili di questo. Lo stiamo vedendo anche oggi, anche in Italia, dove io prendo l'Italia, ma poi si può guardare tutto il mondo più o meno uguale. Allora, a fronte di una sovraccapacità produttiva, cosa ti vengono a dire? Bisogna far ripartire l'Italia, bisogna produrre di più, e per produrre di più abbassando il costo del lavoro, che vuol dire diminuzione dei salari o aumentare la capacità produttiva, quindi lavorare di più, e quindi per fare questo, per abbassare il costo del lavoro, bisogna che il lavoratore non rivendichi più, che sia più pauroso nel posto del lavoro, non alzi la testa. Quindi anche l'articolo 18 vuol dire che chi dà fastidio, attento, perché se dai fastidio puoi essere licenziato da un momento all'altro, ti licenziano, ti assumono quando servi e ti vogliono licenziare quando non servi più, e quando non servi più per il momento c'è un piccolo contributo, no, che ti danno come per sopravvivere, per non farti morire di fame. Però
così, cioè siamo in balia di questo e continuiamo a creare merci, no? Non abbiamo i soldi per comprare le merci, però continuiamo a comprarle e a produrre, no? Prima o poi andremo al collasso, come dici tu, però bisogna stare attenti che quando c'è il momento del collasso qualcuno verrà a dirci, perché proprio la gente non vuole perdere quello che ho conquistato, verrà a dirti, non so, la colpa è dell'euro, la colpa è dell'extracomunitario, la colpa è dell'altro, no? Invece in realtà vediamo la colpa è di chi si sta proprio in casa nostra, no? Quella che dice dobbiamo essere concorrenti e dobbiamo sconfiggere. Sì, adoperano proprio questo termine militaresco, dobbiamo sconfiggere la concorrenza, no? E la concorrenza è sempre l'altro. La concorrenza può essere francese, può essere tedesca, può essere da qualche altra parte, no? Ma ci sconfiggiamo. Cioè, io dovrei essere contento nel lavorare nella mia fabbrica perché sono riuscito a buttare fuori dalla fabbrica o a licenziare, a far licenziare una fabbrica vicina e quindi quei lavoratori hanno un salario, non hanno la possibilità quei padri di mantenere le proprie famiglie, sia italiana o sia anche di nazionalità straniera e viceversa, ecco. Bisogna stare attenti su questo. Ho spaziato un po' troppo. No, no, va benissimo, no, no, assolutamente. Quello che volevo chiederti è questo. Dunque, c'è un'ultima ora, così colgo l'occasione, un'ultima ora che ha dato Rai News 24, la Camusso dice sciopero, cioè si domanda, dipende dal governo. Adesso, il ruolo dei sindacati, Giovanni. Un tuo commento su questo. Stanno contrastando, stanno cercando di fare qualcosa oppure anche loro entrano, come dire, in questo vortice, del sistema attuale? Beh, è vero, cioè sono nel vortice di questo sistema. Quando si vanno a chiedere investimenti per produrre di più, in realtà ci sarebbe bisogno di un disinvestire, non investire ancora quando abbiamo una sovraccapacità produttiva come l'attuale. Disinvestire nel senso che quei soldi vanno investiti perché la gente abbia la possibilità di accedere ai prodotti che vengono creati. Ma soprattutto dobbiamo stare attenti quando noi sentiamo, e lo sentiamo tutti i giorni, nel dire che dobbiamo essere produttivi, dobbiamo essere concorrenziali. Sono le stesse cose che dice chi ci governa, chi ha interesse nel far profitto, no? E anche nel mondo del lavoro dove noi lavoriamo, vediamo che a fronte di una sovraccapacità produttiva ci vengono chiesti dei sacrifici, cosiddetti sacrifici, che sono effettivamente cose pesanti, che vuol dire riduzione del personale. E su questo l'azienda, cioè i sindacati assieme all'azienda concordano che delle persone escano dalle aziende. O per esempio a fronte di anche una fabbrica cinese ad acquistato la fabbrica di compressori non molto tempo fa, dove i cinesi hanno detto per produrre questi compressori c'è stato un taglio del 20% dei salari, no? Già abbiamo dei salari non molto alti, no? E le organizzazioni sindacali invece di opporsi a questo, ma poi ti spiego anche perché non si può opporre, ti viene a dire in fondo un lavoro, uno straccio del lavoro è meglio di un non lavoro, no? Messa così è anche vero. Però è anche vero che le organizzazioni sindacali non sono più organizzazioni territoriali, no? Ma sono organizzazioni fatte in questo modo. Allora c'è l'organizzazione dei lavoratori privati, i lavoratori pubblici. All'interno dei lavoratori privati ci sono le categorie di metalmeccanici, chimici, edili, tessili, calzaturieri, eccetera, eccetera. Ma all'interno anche della categoria, per esempio, dei chimici, c'è la fabbrica chimica che è qua, che non ha gli stessi problemi della fabbrica chimica che è a 2 chilometri di distanza, per cui ogni
Ogni fabbrica ci avrà le sue rappresentanze sindacali e i problemi di questa fabbrica ti verranno a dire non sono gli uguali di quelli dell'altra, quindi siamo spezzettati in mille rivoli, no? E quindi ecco che viene meno la nostra forza come lavoratori. I primi, poi la causa prima è chi, queste organizzazioni sindacali, no? Chi ha percorso questa strada per far sì che siamo arrivati a questa fragilità, perché non siamo più uniti, non siamo più un corpo unico, ma siamo frastagliati e divisi in mille e mille settori, no? E quindi ti vedi solo, ti senti solo, e quindi ecco che accetti il fatto di dire 20% in meno, va bene, piuttosto di lavorare. Perché? Perché non ti danno, non c'è, non vedi una prospettiva, non vedi un'alternativa, no? I milioni di disoccupati, ma chi li organizza? Non li organizza nessuno, vengono lasciati lì, vengono abbandonati. Chi va a chiedere un salario per chi rimane disoccupato? Una riduzione di orario di lavoro drastica per far sì che i disoccupati non si mettano in concorrenza con gli occupati. Quindi riduzione di orario di lavoro vuol dire assumere altre persone all'interno. Non lo dice più nessuno. Se dici queste cose sembra di essere anacronistici. Ti dicono vetero comunista, vabbè, io no, di questo non mi offendo, sono orgoglioso di esserlo, no? Però per avere una società più giusta cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettare invece di morire di lavoro da una parte e dall'altra la gente muoia di non lavoro? Questa società sta creando una serie di condizioni di disuguaglianze, no? Poi tutti, la maggioranza, andiamo in chiesa, noi diciamo tutti siamo figli di Dio, non è vero? Siamo tutti figli di Dio a sto punto, no? C'è chi muore di fame, chi muore di troppo lavoro e chi muore di non lavoro. In questo senso c'è un'uguaglianza, moriamo tutti e due, no? Mentre c'è la possibilità di avere una società più giusta dove veramente l'uomo è tutt'uno con la natura. No, tutt'uno con quell'ambiente che siamo noi, perché anche sul fatto dell'inquinamento, ricordiamoci, no? Visto che poi fra un mese fa ci viene a dire quello dell'impronta ecologica che abbiamo già consumato tutte le risorse rinnovabili già ad agosto, no? Stiamo andando verso un non ritorno di questa situazione, che ricordiamoci che la natura, il pianeta, può esistere anche senza di noi. Anzi, per milioni di anni è esistito senza di noi, perché le condizioni dell'ambiente non erano ideali per la vita, no? È esistito e quindi può tornare anche senza di noi. Non è vero che siamo super uomini, no? Super intelligenze che possiamo dominare anche la natura. Ricordiamoci di questo, che non è una cosa secondaria o banale. Non è per fare catastrofismo. O affrontiamo però questo problema sociale, o altrimenti ci autodistruggiamo. No, non ci sono alternative, non ci sono alternative. Perché quando c'è questo spreco di risorse, di ricchezze naturali, e lo spreco ne parlavamo io e te, Massimo, anche quando ci incontriamo, perché l'acqua della Sicilia deve essere venduta nel Trentino e viceversa. C'è uno spreco di energia che va da una parte all'altra, no? Ah, C'è certo. uno spreco, anche il pane, no? A Milano, quando ci dicevano non so quanti quintali di pane che va buttato via giornalmente. Perché non va venduto? Perché non c'è neanche un piccolo, minimo piano, voglio dire. Se siamo 2 milioni, quanti sono 2 milioni a Roma, a Milano, no, di persone, tanto pane ci vuole. No? In fabbrica, super organizzata, sa quanti prodotti vengono fatti giornalmente a quel ritmo con quelle persone? Si sa, ma perché non si può farlo socialmente? Abbiamo le capacità di farlo. Allora, se ci sono 2 milioni di persone a Milano, bisogna fare un piano in questo caso di produzione di pane, perché non venga sprecato e c'è la possibilità di farlo. Però fin tanto che ogni panificio guarda la propria produzione, la guarda che l'ultimo arrivato, no, che chiede
la cioppetta di pane ci sia, perché se non c'è, altrimenti se ne va da un'altra parte, quindi lo va a comprare da un'altra parte, quindi meno profitto per me. È chiaro che c'è sovrapproduzione di pane, che non mangerà nessuno, è uno spreco sociale. No, quando anche ogni tanto i preti, no, si fa il giorno, no, della fame nel mondo. Questo vuol dire fame nel mondo, no? Ma la fame di qual è? Del profitto. La fame del profitto ci porta a questo. E bisogna dirlo. Non tanto perché mangi un po' di più e quel giorno fai digiuno, quello che in Africa non c'ha da mangiare, no? Gli arriva un panino. Non scherziamo, non è questo. Sì, poi sento dire anche dalla gente normale che se esiste il terzo mondo è perché il pianeta non ce la fa a sfamare tutti quanti e quindi, come dire, siamo troppi. Ma è veramente così oppure la verità è un'altra? Guarda, studi fatti non tanto tempo fa dicono che le risorse della Terra sono sufficienti anche per mantenere i 6 miliardi che siamo. Il problema è che è mal gestito, il problema è che è mal distribuito. Perfetto. Il fatto che, e lo sappiamo tutti, che in Africa, per esempio, ci siano tante persone che muoiono di fame, è perché attraverso l'inserimento di un modo di produzione capitalistico che ha portato alla monocultura, quindi la distruzione dell'economia di villaggio dove non si moriva di fame, oggi si muore di fame, no? E si muore di fame perché la monocultura è finalizzata alla produzione per noi, tra virgolette, ricchi, no? Perché le banane, che costano pochissimo, no? I bananetti sono stati piantati, quindi distruggendo territorio in Africa, ma anche in Sud America, con tutti i risvolti poi ambientali che abbiamo. Sono zone che erano fertili, sono diventate completamente aride perché non piove più, perché abbiamo sconvolto il clima. E poi ci Grazie. lamentiamo se abbiamo tanti immigrati, al di là della guerra, no? Che anche quello è chi governa le risorse della terra. Questo dobbiamo mettersi in testa, no? Perché la guerra anche in Siria o in quelle parti lì, se fosse solo deserto, non ci fosse niente, nessuno andrebbe a fare lotta o a uccidersi per il deserto. Le lotte vengono per il controllo delle risorse del pianeta. Questo è il dato ufficiale. Che poi vinca uno o vinca l'altro, no? Però nel sistema che oggi governa il mondo, che è quello capitalistico, no? Al di là di chi dice che, come si dice, jihadista o meno, no? Però tutti girano sotto un sistema denaro, e quindi chi governa quel pozzo di petrolio, no? Lo jihadista o un capo dell'Occidente, che può essere Obama, no? Che controlla. Quello è, al di là delle efferatezze che fa quel governo jihadista, no? Che taglia le teste, però è anche vero che nel sistema nostro di produzione più umano, una persona al giorno in Italia muore sul lavoro. Non se ne parla, ma moriamo anche sul lavoro, anche noi, no? Fa meno effetto che tagliare la testa, come la spettacolarizzazione anche qui della lotta, però moriamo e ci sono invalidi tutti i giorni anche nella nostra piccola Italia. Quindi ci sono, o quanti altri morti, ti faccio un esempio, vengono dati, quante vite umane viene data per la produzione di cui viviamo, capitalistica, e gli incidenti stradali, anziché incentivare i mezzi pubblici o altre cose, quanti incidenti stradali ci sono, no? O anche semplicemente quante auto, no, vengono ritirate dalla produzione, auto, ti parlo di macchine perché hanno difetto di fabbricazione, ma chi ha fatto il difetto di fabbricazione? Perché si lesina sui materiali, perché si lesina sulla progettazione, perché alla fine chi vince sul mercato è chi produce
ha una lira in meno dell'altro e quindi fa più profitto. Questa è la finalità. Quindi quante vite diamo noi al capitalismo per l'amianto? Quante vite gli abbiamo dato? Quante vite l'ILVA, no, ha dato? Nella stessa zona dove viviamo noi a Porto Marghera, che si parlava dei CVM. Quante? Fa meno spettacolo, è vero questo, delle uccisioni dell'ISIS, no? Però anche noi diamo al nostro sistema di produzione, diamo le morti tutti i giorni, no? Sì, a volte quando io vedo che tutti i telegiornali mettono in primo piano una notizia particolare, come potrebbe essere appunto questi personaggi squallidi che tagliano le teste ai giornalisti, ai reporter, no? È perché tengono un po' in secondo piano, cercano di tenere in silenzio qualcosa di più grave. Mi riferisco ad esempio alla situazione drammatica in Ucraina che potrebbe veramente innescare una terza guerra mondiale. E anche qui arrivo ad una domanda che può essere pertinente al tema di questa sera. Una terza guerra mondiale può essere, come dire, può avvenire sempre per motivi di denaro, di sistema capitalistico? Beh, non è escluso, cioè io non ho la sfera magica per dire No, no in assoluto. sai perché ti dico, no? Perché a dato momento tutto oramai è saturo e bisogna distruggere per ricostruire, per avere di nuovo un giro di denaro, eccetera. Questo L'abbiamo può succedere. affrontato anche prima, no? L'abbiamo accennato. Non è escluso, no? C'è una presa di coscienza generale per cui si capisce che le contraddizioni che poi ci scoppiano fra le mani, perché voglio dire, non è che la guerra venga così progettata a tavolino e se vuol dire fra 10 anni facciamo la guerra a Tizio, Caio o Sempronio, no? È che questo concetto proprio di concorrenza uno con l'altro che ti porta piano piano a vedere il nemico, no? E sono questi interessi economici che fanno scaturire le più svariate ideologie o pretesti, insomma, di guerra, che poi si ammantano. Nessuna guerra è stata mai fatta dicendo veramente io voglio andare a controllare la risorsa economica di quello vicino perché mi permette così di produrre e avere profitto. No, assolutamente sarebbe troppo chiaro. Che viene indorata bene sotto un fatto di religioso o sotto un fatto di liberare le persone da un giogo di una dittatura o dare più libertà alle altre nazioni. Ti faccio un semplice esempio: per esempio, quando nel 1921 l'Italia dichiarò guerra all'impero ottomano, che poi era in sfacelo, no? E quindi andò in Libia, andava per dare la libertà a quei popoli arabi, insomma, in fin dei conti noi portavamo la libertà per loro contro il giogo dell'impero ottomano. Ma così è sempre, guarda. Quando la guerra in Iraq dovevamo eliminare le armi di distruzione di massa, adesso in Siria andiamo perché c'erano queste armi anche qua di distruzione di massa, ma allora improvvisamente adesso è diventato un alleato perché più importante diventa il nemico dell'ISIS e per contrastare l'ISIS si armano anche popoli tipo i curdi che sono divisi in tre parti, sono in Iraq e in Turchia, ma i turchi non vedono bene i curdi perché sono sempre stati nemici e noi adesso diamo le armi ai curdi che quando qui Öcalan, che è il capo del KPK curdo
turco, no? Quando era qui in asilo politico, D'Alema, no? Glielo consegnò ai turchi che lo portarono in carcere. E adesso siamo noi che diamo le armi a loro. È chiaro che poi una volta quando loro avranno le armi si sentiranno sufficientemente forti, potranno chiedere l'autonomia alla Turchia, che rivendicazione che hanno sempre fatto, per cui noi veneziani siamo del tacon, del peso del sbrego, no? Cioè la pezza è peggio dello sbrego, cioè della rottura di pantaloni. Per rincorrere una contraddizione ci stanno creando più contraddizioni e quindi è una cosa che può a un certo punto andare a rotoli, no? Ci segue un vortice che noi non riusciamo più a controllare. Ecco, quindi di conseguenza la possibilità che si possa scatenare una guerra, a meno che noi, siamo i produttori, abbiamo preso coscienza di questo e diciamo: io non mi schiero né con un padrone né con l'altro, io voglio l'abolizione di questo sistema che si basa sul profitto, lo sfruttamento del lavoro di altri. Io voglio che ci sia un sistema dove ci sia un piano di produzione per l'uomo e l'ambiente e vogliamo vivere in armonia con tutti. Quindi non sto né con un padrone né con l'altro. E non prendo le armi contro chi altri vogliono che io spari. Se c'è così, si evita, altrimenti non si esclude che ci si possa sparare. Io farò di tutto nel mio piccolo, non è che ho grandi possibilità, ma nel dire apriamo gli occhi su questo e non facciamo, non seguiamo quella logica che vogliono gli altri. La logica invece nostra è quella di vivere in armonia fra di noi, non odiarci, che è dato questo odio uno da uno di una nazione al posto di un'altra soltanto perché altri ci creano un miriade di ideologie o di idee che non sono nostre, ma sono solo loro, insomma. Dunque, sì, è chiaro quello che hai detto, hai fatto un quadro che, come si suol dire, non fa una piega. Sono le 22:52 a Science Web Network. Dunque, in conclusione, Giovanni, cosa ti senti di dire ai cittadini, a coloro che in questo momento ci stanno ascoltando? Beh, intanto prima di tutto i cittadini, io mi rivolgo a quella parte che si ascolta questa radio, ha anche, quindi ha una certa sensibilità su certi problemi. Quindi io direi quello di iniziare a ragionare su rivendicazioni che sono nostre, cioè nostre quelli degli ultimi. Io sono un lavoratore, quindi nonostante io sia il mio titolo, no, mi dicono che sono un dottore, ma sono un lavoratore, diciamo uno a reddito fisso. Iniziare a fare rivendicazioni per noi, cioè rivendicazioni dove noi iniziamo a dire no, io non mi interesso della concorrenzialità della mia, in questo caso Italia, no? Della mia fabbrica, mi interessa creare unione e voglio che anche ai disoccupati ti venga dato un salario perché non mi siano contro, voglio una riduzione drastica dell'orario del lavoro, voglio una pianificazione della produzione, ma non solo tanto in Italia, ma che si allarghi a tutta Europa, visto che abbiamo, perché noi non vogliamo nessuna contraddizione tra uno e l'altro, siamo tutti uomini. Nel senso compreso anche il genere umano, no? No, non uomini come maschi, ma in generale uomo con la H, no? Davanti. E quindi in questo bisogna iniziare a ragionare, bisogna iniziare a ragionare che questo sistema basato su questo valore, questa idea creata dalla collettività, che poi è una convenzione, come tutte le convenzioni si possono cambiare, no? Che non è il denaro che ci deve spingere ad andare avanti, ma è un'altra idea di una società diversa, una società basata sull'uomo, per l'uomo, in armonia con l'ambiente. Questo è quello che mi sento di dire. E poi Sì. concretamente si può iniziare
come dice uno, va bene, bel discorso. Concretamente cosa facciamo? Beh, concretamente iniziamo a protestare quando ci mettono le tasse, quando ci levano un servizio nel nostro comune o dove abitiamo e ci vengono a dire non ci sono soldi. Io dico, cavolo, la BCE adesso sta immettendo nel mercato altre un milione di, no, 1 miliardo di euro così dalle banche con lo 0,15% di interesse e per noi non ci sono mai soldi. Iniziamo invece a rivendicare, a dire non me ne frega niente, i soldi trovateli da un'altra parte, fate a meno di fare armi, fate a meno di mantenere un sistema a marcio come quello attuale, voi a Mestre avete avuto un problema, avete i problemi anche del MOSE, avete avuto scandali col MOSE, c'è il tram che non va mai e via dicendo, iniziate, iniziamo su queste piccole cose. Se tu osservi anche... Tu che abiti a Mestre non ci sono soldi per i servizi sociali, ma ci sono i soldi per il tram. Sì, esatto. E tanti anche, eh? E poi abbiamo un servizio che funziona male. Eh sì. Questo dobbiamo. In questo, nelle piccole cose iniziamo, no? Iniziamo a fare solidarietà fra di noi. Su questo, dire i sacrifici fateli voi. Io non mi considero uno che non considera il denaro il Dio. Il dio denaro, no? Il feticcio denaro, Sì, no? Sono esatto. altre cose che ci fanno vivere, sono i prodotti, le cose, quelle che ci fanno vivere tutti i giorni, quelle ci fanno vivere, non il denaro. Il denaro è semplicemente un prodotto della nostra mente, sociale. Eh sì, e il denaro aggiungo anche di più, è lo sterco del demonio, diciamo, no? Quello che porta poi tutto alla fine allo scatafascio, no? Ecco, è niente, no? E noi siamo in questo, come dire, labirinto che diventiamo matti per poi alla fin fine ritrovarci sempre lì al punto di partenza. E invece bisogna guardare più che altro cosa serve, no? In magazzino, come siamo messi, no? C'è tanto, bene, sono pieni i magazzini, bene, allora ci fermiamo, intanto andiamo, poi quando comincerà a mancare dei prodotti ci daremo da fare per produrli nuovamente, ecco, ma appunto in base alle esigenze. Se ho detto bene, sei d'accordo con questo concetto? Sì, esatto, non più i conti in partita doppia, cioè quindi Sì. quanto è uscito di denaro e quanto me ne rientra, ma proprio a magazzino, cioè quanti prodotti abbiamo, quanti prodotti ci servono. E questo deve essere il motore futuro, un'idea nuova, non è un'idea nuova, in realtà è un'idea vecchia, no? Ma è questo che ci deve far muovere, come in fabbrica, quando... C'è scarsità di prodotto, si lavora di più per arrivare alla produzione standard e anche noi dovremmo fare così, cioè all'umanità serve questo, si produce in modo tale da soddisfare i bisogni dell'umanità, no? I bisogni di questo drago, no? Che ci mangia, che è il profitto. Esatto, 22:58 sarà su Web Network in collegamento anche con Pineta Oggi TV. Dunque, Rosario Moreno, 6 domande, altrimenti io mi accingo alla conclusione. Per quanto riguarda Saius, perché mi trova proprio d'accordo su tutto quello che ha detto, anche perché io ho sempre creduto che il denaro non è tutto nella vita, ma ci sono tante altre cose, appunto, e sono i bisogni della gente che bisogna soddisfare, ma bisogna soddisfarli con una produzione mirata, cioè che serve, a dare alle persone quelle che serve, non il di più. Purtroppo sappiamo benissimo la società capitalistica come è formata, quindi che quando è stata fondata si fonda sull'egoismo dell'essere umano, quindi ecco, secondo me capitalismo uguale egoismo, insomma. Bene, allora io mi accingo alla conclusione, sono le 22:59, tra pochi secondi scocca le 23. E cosa possiamo dire? Il quadro è chiarissimo, abbiamo cercato di dare un po' una risposta al perché ci troviamo in queste condizioni. Io vorrei aggiungere questo, siamo di fronte a 3 crisi sostanzialmente, la economico-finanziaria, che è la prima, la seconda è quella climatica, perché vediamo come sta andando il tempo, ci sono delle anomalie pazzesche, stiamo un po' raccogliendo quello che abbiamo
seminato e quindi se seminiamo male, raccogliamo altresì male, insomma, abbiamo praticamente inquinato tutto, abbiamo rotto l'equilibrio, diciamo, climatico e queste poi sono le conseguenze, saranno sempre più peggiori se noi iniziamo veramente una politica molto seria, concreta, rapida per cercare di mettere le cose al giusto posto. E su questo si potrebbe aprire anche una nuova trasmissione, ecco, come metterle al giusto posto, perché i sistemi ci sono, sia chiaro. Poi una terza crisi è quella dei valori, perché qui, per quanto riguarda l'Italia, i mass media, cioè il settore del mass media è visto come un unico monopolio. Negli anni '80 qualcuno si è preso tutte le frequenze in UHF, sono andate perse tante belle televisioni anche a carattere regionale, interregionale, anche la piccola TV locale, cioè il governo non ha mai tutelato queste televisioni. Quelle che sono rimaste, dove va in onda anche il mio settimanale, Pineta Oggi Rapporto, è perché veramente hanno sudato sette camicie, come si suol dire, per cercare di difendere la propria emittente, salvaguardarla e quindi superare tutti gli ostacoli che il governo gli metteva davanti, non pochi. E questo monopolio, diciamo, cosa ha fatto? Ha prodotto una programmazione di palinsesti di basso contenuto, bassissimo contenuto, e quindi i risultati sono che la nuova generazione che sta venendo su è ubriaca di tutti questi messaggi squallidi che sono stati trasmessi, quindi assimilati dai ragazzi, e quindi abbiamo la perdita proprio anche dei valori, cioè la televisione del monopolio che ha buttato via, ha cancellato, proprio distrutto i valori umani. Quindi siamo di fronte a queste tre crisi, cerchiamo di essere uniti tra di noi e quindi di collaborare insieme per un mondo migliore, per una società migliore e nel mio piccolo come Pianeta Oggi TV, cercare di unire tutte le persone di buona volontà che lavorano a favore della vita, per la difesa della vita, per la tutela della vita del pianeta. Che questa è la linea editoriale di Pineta Oggi TV, e quindi far passare questo messaggio che cerca nel suo piccolo, perché io qui non sono niente, cioè contrastare quell'altro messaggio deleterio che ha appunto distrutto i valori. Naturalmente, ecco, naturalmente in collegamento con altre anche testate, ecco perché il nostro settimanale va in onda su Self Web Network. Le ricordiamo subito Telecarnia, Telemare, Gorizia TV, Edentv, Teleidea di Chianciano, Telemare, scusate, Teleiato di Palermo, Radio Piper Fontana Fredda, Radio Nuova Musica, eccetera. Ecco, proprio per cercare di amplificarlo il più possibile, ma non è facile. Noi comunque ci proviamo. 23.03, ringrazio momento, grazie a Salto Web Network che ci ha dato la possibilità, appunto, in questo momento di creare questo messaggio di chiarimento per capire un attimo dove stiamo andando. E soprattutto ringraziamento al dottor Giovanni Jaolin per averci, ecco, dato una spiegazione, io spero di averlo ancora qui ai nostri microfoni per parlare anche di altri argomenti sempre legato a questo sistema che io definisco sistema sfruttagente. Grazie a Rosario Moreno in regia a Treviso che ha permesso la messa in onda. 23.03, chiudiamo qui. Grazie e buon proseguimento con la programmazione musicale di Salto Web Network. Da Massimo Brunella, l'augurio di una buonanotte, anche appuntamento a domenica mattina alle 11 con il notiziario Ecomondo 2000.